Vi ho chiamato qui un po' di nascosto perché oggi ci tenevo tanto ad Andrea, perché è il mio amico dai banchi del liceo. Oltretutto è cresciuto sempre dopo i 15-16 anni, quindi all'inizio non era così alto, eravamo anche di banco insieme, credo. Convocato a un'ora vaga tra le 2:30 e le 15, 14:30, 15. Quindi sì, ho ereditato sia basket che medicina. E basket ho giocato fino a 20 anni davvero, poi dopo ho fatto un po' di basket amatoriale e quindi quando ero negli Stati Uniti non giocavo già più e niente, poi insomma, però ci siamo divertiti parecchio. Dai 14 ai 18 anni sempre insieme, quindi abbiamo una dimensione molto, molto ampia insomma del nostro rapporto, che adesso ovviamente si è rarefatto in maniera molto, sì, direi, sostanziale, però era un rapporto in cui si identifica l'amicizia, insomma. Io so le vostre storie come se ci fossi stata sempre, perché sono racconti che ho sentito tante volte, come se ormai ci fossi stata anch'io con voi durante quell'età, e poi sono stati selezionati. Così. Ma invece parlatemi di questo progetto, di questa cosa che state facendo. È una terapia per Giovanni Alessandra post isolamento, un pretesto che serve a loro per riavere voi, anche se uno ad uno, in libreria e farvi parlare del vostro di isolamento. Che già isolamento proprio non è stato, perché comunque a casa siamo in quattro, lì siamo quattro, siamo a quattro, siamo stati per tutti questi 2 mesi. E fra l'altro ho 2 figli grandicelli, perché uno oggi sta facendo, tra un po' farà l'esame di diritto romano e telematico, e l'altro fa il quarto liceo scientifico, sono ragazzetti grandi. E devo dire, non so se apprezzarlo meno, ho visto che hanno mantenuto una serenità, una calma durante tutti questi mesi, queste settimane. È invidiabile, cioè questi sono ragazzi che sono probabilmente già abituati ad avere rapporti sociali, interazioni che passano per i social, per i media. Quindi hanno, credo, paradossalmente, subito meno questo necessità di stare in casa, di non incontrarsi. Cioè, se fosse successo a noi alla loro età, io credo che saremmo diventati matti, sì, saremmo scappati fuori di casa, sì, la notte, non so, perché non avremmo tollerato di rimanere isolati per tutto questo tempo insieme ai genitori, sì, no? Impensabile. Sì, non avevamo tutto quello che loro hanno, ovviamente, computer, social, eccetera, eccetera. Quindi mi ha sorpreso molto la tranquillità con cui, mi pare, con cui i ragazzi hanno affrontato questa cosa. Possiamo approfondire questo aspetto in termini di neuroni, di plasticità di cervello, di allenamento già acquisito? Plasticità di cervello, Tamara, è dappertutto. Qualsiasi cosa io ti dica adesso e che ti dica qualcosa di nuovo e tu in qualche modo cerchi di inserirlo in ciò che sapevi prima, lì c'è la plasticità. Plasticità vuol dire aggiornare dei modelli interni di quello che tu ti aspetti del mondo e con i quali agisci sul mondo e cerchi di capire come adeguarti alle cose e come comportarti in maniera più efficace possibile. Aggiornare i tuoi modelli interni vuol dire imparare, e lì c'è plasticità. Ovviamente abbiamo, credo, aggiornato parecchio, anzi il problema è, secondo me, è non aggiornare troppo, perché la mia paura è che questa cosa ci sembri alla fine quasi normale, no? Rientri in una sorta di normalità che è davvero pericolosa, perché la normalità in questo senso vuol dire rinunciare a un patrimonio di rapporti umani e di modalità di interazione che sarebbe disumano rinunciarci. E poi anche abituarsi a essere in qualche modo
controllati, inibiti, no? Impediti dal fare tutto quello che fino a ieri potevamo fare senza nessuna limitazione. Io a 56 anni per la prima volta ho subito limitazioni così, così massicce della mia libertà personale, ed è stato strano. Quindi non ci abituiamo troppo, cioè spero che la plasticità non sia così efficiente dal riaggiornare tutti i modelli mentali in funzione di prevedere un mondo alla luce di questi presupposti, perché questi presupposti sono terribili. Quindi sì, i neuroni ci sono sempre. Importante non attribuire ai neuroni delle capacità troppo elaborate, che invece vanno attribuite alla tua psiche e ai tuoi rapporti col mondo, cioè non essere riduzionisti. La chiusura è cominciata quando il semestre didattico era appena all'inizio, quindi dopo una settimana di riorganizzazione, di così un pochettino far capire che cosa sarebbe successo, abbiamo cominciato a fare lezione telematica. Quindi io per la prima volta mi sono trovato a parlare con un computer, immaginando dall'altra parte una trentina, una quarantina di studenti di cui vedevo i nomi, ogni tanto qualche domanda sulla chat, ma francamente un'esperienza un po' alienante, no? Poi ti ci abitui anche quella, però insomma, all'inizio a me piace molto il contatto diretto con i ragazzi, e quello anche perché non è solo un fenomeno istrionico, è un fenomeno importante nella comunicazione, perché io vedo come quello che dico arriva, insomma, vedo i visi, vedo gli occhi, vedo, poi posso interagire in maniera disinvolta, io col computer vedi il tuo schermo, le tue diapositive, non capisci niente. Io non penso che si tornerà indietro rispetto a questo, cioè rispetto all'uso dei mezzi del computer, dei social, dei mezzi telematici di apprendimento, di interazione. Questo credo, anzi forse questa crisi attuale probabilmente avrà dato uno sviluppo notevole alla tecnologia, alla facilità con cui si possono usare questi strumenti, quindi teoricamente sarà sempre più facile usarli, e il ricorso a questo penso, temo che sarà sempre più frequente e sempre più così naturale, ecco. Quindi forse non si tornerà più indietro. Quello che mi piacerebbe è che le problematiche che abbiamo vissuto adesso vadano studiate bene per ricondurle a una serie di cause che saranno complesse, ma riuscire a lavorare su queste cause in anticipo, cioè per prevedere, intanto per migliorare l'assetto di alcuni servizi o di alcune soluzioni che abbiamo sempre dato ai problemi che potrebbero essere migliorati. Immagino solo al potenziamento della medicina sul territorio, d'accordo? Quindi al potenziamento del rapporto immediato fra paziente e suo medico curante, al potenziamento delle possibilità di curare le persone in casa e di diagnosi domestica, queste cose che ora abbiamo senz'altro gli strumenti o le risorse per farlo. Quindi davvero studiarci su questo per migliorare questa cosa qui, perché verrà utile, perché questo virus è uno, ma ne seguiranno altri, non ce ne saranno altri di crisi di questo tipo. Quindi essere un pochettino più pronti ad affrontare la prossima, magari pure la seconda ondata di questo, perché se tra 5 mesi viene fuori un'ondata di coronavirus e siamo ancora al livello di capacità di risposta e di organizzazione delle risposte, che è quella che abbiamo avuto adesso, sarebbe davvero un peccato. Quindi bisognerebbe cominciare a studiare bene quali sono state le lacune, le debolezze della nostra risposta al virus e lavorare su quelle, quindi sapere dove insistere. Questo è importantissimo, cioè non dobbiamo dimenticarci domani di quello che è successo, è vero, lasciarselo alle spalle da gusto, ma chi è deputato ad organizzare, a gestire, ad amministrare, non deve mollare, adesso deve pensare bene a quello che è successo, perché non risucceda uguale la prossima volta. Questo è importante. Io mi chiedo sempre come un dottore, un uomo di scienza, riesca
a vivere questi momenti, no? Come riesca a dominare le proprie emozioni. Tante volte abbiamo ricordato le tue parole perché poi ce l'avevi già detto quello che sarebbe successo, no? Ma è già successo, lo sappiamo, lo sappiamo. Quello che non sappiamo, non conosciamo il virus. Tante cose non sappiamo di questo benedetto virus, ma sappiamo esattamente cosa succede quando scoppia un'epidemia. Sono scoppiate da sempre nella storia, sappiamo esattamente. Fra l'altro, gli unici mezzi che siamo riusciti ad attuare sono quelli che già attuavamo nel 1300. Per quanto riguarda le ansie e le paure, credo che lì non conti tanto l'uomo di scienza, lì conta un tuo, forse, un tuo assetto psichico, no? Psicologico, forse. Però forse magari anche una certa conoscenza tecnica probabilmente potrebbe fugare alcuni degli incubi magari più indistinti, no? Cioè, in genere più conosci qualsiasi cosa, più sai che cosa significa e come poter potenzialmente evitarlo, in genere dovresti avere capacità di fronteggiamento maggiore, essere più. Però questo non lo so, questa è una cosa, dipende credo dalla persona più che da. Li frequento, sono come andai, sì, come dire, vado da Giovanni, apro, non lo so, lo straniero di Camus, per esempio. Sì, frequento dei libri, che alla fine ho letto molto poco di nuovo, purtroppo. Infatti la Raffi, la Vaina mi dice sempre, ma insomma, non dico niente, dico, leggo sempre le stesse. Ah sì, è vero. Neurofisiologia della. Sì, mi voglio bene, ecco questo. E sono contento che oggi sia stato qui con noi. Credo che non abbia capito cosa doveva fare, questo è bello. Vabbè, rimettiamo a posto.